Salve a tutti, vediamo ora come correggere a livello basilare il colore in una fotografia. Dunque, innanzitutto duplichiamo il livello, Ctrl J da Windows, oppure selezioniamo il livello, sfondo, e lo duplichiamo in questo modo. A questo punto andiamo su Filtro, Altro, Accento a passaggio, un raggio di 5 pixel, ok, e applichiamo il metodo di fusione sovrapponi. Come potete vedere, c'è già un contrasto maggiore tra il livello di sfondo e il livello copiato. A questo punto uniamo i due livelli. A questo punto uniamo i due livelli e Ctrl Alt maiuscolo E lo duplichiamo in un unico livello. Ora gli applichiamo un livello di regolazione valori tonali. Andiamo ad alzare sia i toni medi che i toni chiari. Torniamo nella palette livelli. Applichiamo ora il livello di bilanciamento colore. Andiamo sui toni alti, quindi le luci. E ci muoviamo in questo modo, cercando di non snaturare troppo l'immagine originale. Ora andiamo a dare un lieve effetto di luminosità e contrasto, ricordandoci che abbiamo già dato un contrasto all'inizio, quindi di non esagerare con questo livello. Ricordiamoci che se vediamo, come dire, un effetto un po' troppo pronunciato del livello di regolazione selezionato, possiamo sempre andare ad agire sul livello di opacità in modo da rendere l'effetto appena applicato meno invasivo, meno presente. Ora vi farò vedere anche come diminuire l'effetto estremamente luminoso che vediamo in alcune zone dell'incarnato. Uniamo tutti i livelli, li duplichiamo in un unico grande livello, possiamo già vedere la differenza tra l'uno e l'altro, tra il livello sfondo iniziale e il livello finora ottenuto. Ma ovviamente non abbiamo terminato. Andiamo ad applicare adesso un metodo di fusione luce intensa tra il livello appena realizzato, appena ottenuto e il livello iniziale. Gli diamo un'opacità del 50%. Ora andiamo ad applicare un filtro bianco e nero. Selezioniamo dal menu a tendina il modello più chiaro e andiamo a regolare le luci, soprattutto quelle dell'incarnato, aumentando o diminuendo questi parametri, tenendo conto che i gialli e i rossi di solito corrispondono alle parti più o meno scure e chiare dell'incarnato e dello sfondo. Come potete vedere, si vede già l'effetto. Anche qui non bisogna avere la tendenza ad esagerare perché altrimenti potremo vedere dei disturbi dell'immagine, per esempio, come possiamo vedere anche qui nella zona del collo. Torniamo nella palette livelli e diminuiamo l'opacità di questo livello appena creato, portandolo per esempio al 30%. Vedete com'era prima, vedete com'è ora. Abbiamo ovviamente reso un poco più spento il colore. Ora applichiamo un livello di nuovo valori tonali. Agiamo nella scala inferiore, vediamo come già diminuisce il valore luminoso, dopodiché aumentiamo leggermente il valore dei medi, ricordandoci sempre di tenere selezionato il canale completo RGB. Torniamo nella palette livelli. Ora col tasto destro cancelliamo questa maschera, ovviamente i valori appena ottenuti restano memorizzati. Ctrl, icona della maschera, e adesso andiamo a selezionare con lo strumento pennello colore bianco e andiamo ad agire qui sull'incarnato. Come vedete, questo è l'effetto dei valori tonali che abbiamo realizzato poco prima, che andiamo ad applicare sull'incarnato. Ovviamente questo è troppo pronunciato, quindi torniamo
torniamo indietro, possiamo prendere due direzioni, o diminuire il livello di opacità, oppure diminuire dopo l'effetto dell'opacità direttamente dal livello e non dal pennello. Vedete, vediamo già una differenza tra il prima e il dopo. Uniamo i livelli ottenuti in un unico livello, nascondiamo tutti i livelli nel mezzo e vediamo la differenza tra quello che abbiamo ottenuto ora e l'inizio. Grazie, alla prossima.